Innanzitutto adesso saranno distribuiti delle fotocopie del quadro riassuntivo della prima fase del sito del nuovo mercato di Testaccio, che serviranno poi alla fine per fare un quadro riassuntivo della ceramica studiata, poiché non entravano nel PowerPoint, essendo che sono molto grandi. Allora, bisogna fare anche un'altra premessa. Le considerazioni che si andranno a disporre durante questa giornata per quanto riguarda i materiali sono in larga parte frutto del lavoro di identificazione preliminare svolto in scavo tra il 2007 e il 2009. Il materiale ceramico è immagazzinato a tutt'oggi di difficilissima consultazione, sia per la quantità sia per il sito in cui è stoccato, che è ancora il cantiere del nuovo mercato. Presto avremo un sito adeguato, ma comunque per ora questa è la situazione. Ed è stato quindi studiato finora in maniera approfondita solo per piccolissimi lotti, cioè tesi, ricerche comunque mirate, contributi per congressi, e quindi diciamo rispetto all'immensa massa di materiale cavato durante lo scavo siamo a una percentuale veramente bassa. Queste parti meglio studiate saranno esplicitate durante il corso della giornata. Dunque, il materiale emerso dalle stratigrafie appartenente alla prima fase è nel complesso, dunque, la prima fase io comprendo sia quella che è stata spiegata come fase prima e fase seconda del pre-orrum, diciamo, monumentale. È nel complesso inquadrabile tra la tarda età augustea e l'età faianea. Il periodo o sottofase più antico, che corrisponde ai primi appressamenti di anfore, è documentato da 72 strati che hanno restituito poco più di 11.000 frammenti. All'interno del contesto, le anfore da trasporto rappresentano il 76%, mentre risulta abbastanza equilibrato il rapporto tra le ceramiche fini e le ceramiche comuni, come potete vedere al grafico. Andando con ordine, all'interno delle ceramiche fini, la sigillata italica, le lucerne e la ceramica a pareti sottili sono le classi più rappresentate. Di tutte queste classi è stato possibile esaminare in dettaglio, sempre per questioni logistiche, solo parte della sigillata italica, ritenuta fondamentale per fornire una cronologia della fase che fosse affidabile. Nel totale della sigillata italica, che ammonta a 978 frammenti, su 277 diagnostici è stato possibile esaminarne 146, corrispondente al 15% del totale delle sigillate italiche rinvenute. Le forme, identificate con il Cospectus, riflettono in larga parte il quadro tipologico della tarda età augustea e prima età tiberiana. Tra le forme più attestate evidenziamo la Cospectus 12, 18, 22 e 36. Mentre dal punto di vista della cronologia dobbiamo evidenziare la presenza delle Cospectus 3.2.3, 21.2, 23.2, 32.5 e di nuovo la Cospectus 36. Mi dispiace che i tipi si leggono molto male, ma è la quantità di righe tale che non si riesce a migliorare l'immagine. Nelle anfore da trasporto, che ricordiamo rappresentano il 76% del totale dei materiali rinvenuti, ed è un dato su cui bisogna insomma riflettere, ma chiaramente è dovuto al luogo in cui ci troviamo, cioè vicino al porto e ai luoghi di stoccaggio, su 8.439 frammenti, 4.230 appartengono a frammenti diagnostici, che analizzati dal punto di vista dell'area di produzione evidenziano la preponderanza delle anfore di produzione di Regia, italiche in realtà, seguite dalle spagnole, mentre le altre produzioni appaiono abbastanza equilibrate. Già qui si nota che c'è una percentuale elevatissima di anfore di produzione italica che continuerà a permanere per un discreto lasso di tempo. All'interno delle italiche sono presenti soprattutto 3724 e le 3726A, che in parte dobbiamo probabilmente a rotture o a comunque inclusioni di anfore che sono pertinenti agli allineamenti. Qualche frammento, qualche pezzo di oste terzo 39370, cioè le anfore di sperlo, che oramai dobbiamo considerare già in circolazione dall'Agustea, e qualcosa, comunque qualcosa di più, insomma, come numero di pezzi attestati, delle anze fiorentine. Nelle 3724 bisogna dire che sono conteggiate sia quelle di produzione propriamente di Retica che quelle di produzione adriatica e campana, e ce n'erano. Questo è un dato che, al di là dell'inventario preliminare di scavo, andrebbe riguardato rivedendo i pezzi singolarmente.
Poi anfore galli che spicca l'elevato numero di galliche 4, 15 e 47, su cui bisogna anche qui soffermarsi perché effettivamente sono una quantità estremamente elevata per il periodo storico in cui collochiamo il primo periodo. Nelle anfore spagnole sono state fatte confluire tutte le diverse regioni della penisola e vediamo che le altre 70 sono moltissime. Le 2-4 tarraconesi anche sono una quantità considerevole e le 3-7-11 che come sappiamo sono contabilizzate. Le 3-7-20 stranamente, nonostante la vicinanza del colle, ma che il colle ancora non è attivo, cioè il monte Testaccio ancora non è in piena attività, non sono poi molte rispetto a quello che forse ci potevamo aspettare. Comunque le 3-7-20 sono tutte di sotto di qua, quindi databili tra il 30 avanti, tra il 10 avanti e il 30 dopo Cristo. Tra le anfore di produzione africana si sottolinea l'abbondante presenza delle cosiddette preafricane e la discreta attestazione delle Mau 35 e delle tripolitane prime. Tra le anfore orientali è evidente l'abbondanza dei contenitori monazzati, la cui diffusione inizia in maniera più abbondante in età agustea e ne abbiamo veramente di tutte le fogge e di tutte le argille possibili, tre argille diciamo canonicamente considerate appartenenti al contenitore monazzato, attestate. Analizzando il dato dal punto di vista del prodotto trasportato, appare evidente la netta preponderanza delle anfore binarie, anche su questo dovremmo un po' riflettere, seguito dalle altre 70 che appunto portano l'ive e frutum, e poi dagli altri tipi di errate. Nel complesso sembra sostenibile una cronologia del periodo, il primo periodo, alla fine dell'età agustea, inizio età tiberiana, quindi appunto le i tipi della siccità italica sono quelli a cavallo più diffusi diciamo in età tiberiana che possiamo anche considerare prodotti alla fine dell'età austera. Passando al secondo periodo che corrisponde all'impianto caratterizzato dai pilastrini che non è stato enfatizzato diciamo nell'esposizione stratigrafica ma che può essere benissimo accorpato col primo periodo, noi l'abbiamo diviso proprio per vedere se c'erano delle differenze cronologiche per riuscire a captare evidentemente un passaggio del tempo che invece in effetti non c'è stato, anche perché gli strati analizzati sono stati soltanto 11, cioè sono pochi quindi appartenenti a questo periodo, i frammenti sono stati 1155 totali e la suddivisione per macroclassi ricalca da vicino quella del periodo precedente, quindi sempre un'abbondanza incredibile di anfore da trasporto e una minore presenza di ceramiche comuni e di ceramiche finite. Anche il grafico di dettaglio delle classi fini e comuni appare piuttosto simile a quello del primo periodo. La siccità italica è sempre molto molto abbondante anche se al di sotto della ceramica comune da mensa e dispensa, mentre scarso sembra l'apporto della ceramica da fuoco che poi vedremo crescerà poi nel tempo. In questo caso la quantità di diagnostici che siamo riusciti a visionare della siccità italica è stata del 17%, una quantità reale veramente bassa, cioè 15 frammenti su 26 diagnostici totali, ma ecco la fase è anche proprio scarsamente attestata il periodo. I tipi attestati si inquadrano sempre nell'ambito delle forme prodotte tra la media tarda età agustea più che alta l'età tiberiana e dal punto di vista delle anfore da trasporto invece le produzioni sono ripartite in maniera simile a quelle del primo periodo, quindi sempre con le anfore italiche massicciamente attestate, sono quasi al 50% e sostenute sempre dall'abbondante presenza delle 3-7-2-4, come possiamo vedere al grafico delle italiche. Questo grafico comprende tutte le anfore rinvenute, in questo caso non per produzione, perché riusciamo a farlo entrare, si è diviso un pochettino di meno. Nelle anfore italiche assistiamo alla drastica riduzione del repertorio formale, prima avevamo visto che le galliche da 1 a 8 erano più o meno tutte attestate, in questo caso diminuisce fortemente il numero dei tipi attestati, praticamente soltanto la 1047 e la gallica 4, probabilmente perché è minore la base dati semplicemente. In linea generale i tipi attestati sono coerenti con il periodo precedente e confermano una cronologia non distante da quella di formazione degli strati del primo periodo, quindi sempre diciamo in età tiberiana. Terzo periodo, che corrisponde poi alla seconda fase esposta prima per quanto riguardava la stratigrafia, a questo periodo appartengono 83 strati che hanno restituito 17.274 frammenti,
ceramici. Cresce ulteriormente la presenza delle acque del trasporto, secondo una tendenza che diventerà ancora più evidente poi nella seconda fase, cioè durante, dopo la costruzione dell'Orium vero e proprio. All'interno delle ceramiche fini e comuni si ridimensiona l'importanza della sigillata italica, mentre si assiste al primo apparire della sigillata africana, soltanto 3 frammenti su un totale di 1155 frammenti di ceramiche fini, quindi una quantità assolutamente irrisoria, però fondamentale per il suo apparire. La sigillata italica è stata visionata per il 17%, che equivale a 111 frammenti su 193. Non li abbiamo potuti vedere tutti, appunto, perché alcuni erano in cassetti imprevedibili. Il quadro della sigillata italica si presenta estremamente vario dal punto di vista tipologico, con un'elevatissima presenza di prospectus 18.1 e 20.1, da considerare probabilmente residue, e una modesta ma significativa presenza delle prospectus 3.1, delle 27.1, delle 36.3.4, delle 37.3.5, da considerare datanti insieme a minori quantità ma ugualmente fondamentali proprio per la presenza delle prospectus 21.3, 22.1, 23, 32.2 e 34.1, che sono poi i datanti del periodo. E sono quelle sigillate tali che in sostanza raggiungono quasi la fine del primo secolo d.C. Da segnalare, non è in grafico perché non li abbiamo viste tutte, abbiamo visto soltanto una piccolissima parte, diciamo, in maniera quasi occasionale, tra le sigillate sudgalliche, datanti anch'esse, la presenza della Dragendorf 17b, che è datata tra il 25 e il 60 d.C., delle Ritterling 1, datata tra il 20 e il 60 d.C., e le Ritterling 8b, datate tra il 30 e l'80 d.C. Dal punto di vista delle anfore da trasporto, si rileva una leggera flessione delle anfore di produzione italica e il progressivo aumento delle anfore di produzione georientale. Da notare nel grafico delle anfore italiche l'ingresso delle anfore di Forlimpopoli per le italiche e le Beltran secondo A per le anfore di produzione ispanica. Per le anfore già orientali, e quindi diciamo, questo sostiene poi una datazione verso la seconda metà del primo secolo d.C., per le anfore già orientali l'ingresso della scena 13, della scena Mau Quinta e della Mau 27-28, che sono ugualmente delle anfore che comunque compaiono nella seconda metà del primo dopo. Dal punto di vista del prodotto trasportato risulta ancora maggioritaria la presenza di anfore binarie, rafforzata invece dalla cresciuta prestazione delle anfore egeo orientali. Complessivamente la cronologia del periodo potrebbe essere fissata all'età neroniana, ma questo insomma se ne può discutere, o se raggiungiamo insomma la prima età Flavia, proprio per sia delle sigillate italiche che delle anfore da trasporto. Sono I8A. Sono I8A. Dalle da Flavia, appunto. Possiamo anche un po' più in là. Io so che qualcosa Giorgio ce l'aveva nel tardo neroniano. No, poi ne parliamo. Allora, il quarto periodo corrisponde, il terzo e il quarto periodo sono stati accorpati per questioni di facilità di esposizione per la parte stratigrafica, noi abbiamo cercato di affrontarli proprio perché riuscivamo a ritrovare alcuni datanti negli stati che ci permettevano in qualche modo di separare i materiali flavi, diciamo tardo neroniano flavi, da quelli della fine del secolo e dell'inizio del secondo secolo d.C. Quindi abbiamo creato anche un quarto periodo che corrisponde appunto alla fase di abbandono e di obliterazione di questi recinti di anfore e della situazione appunto della discarica. Sono stati presi in considerazione 121 strati che hanno restituito una massa di ceramica.